È successo tutto nel giro di pochissimo, dalla Liguria alle dimissioni irrevocabili di Giovanni Toti dalla carica di presidente della regione e dalla Calabria, tramite un'intervista al Foglio, la pesantissima presa di posizione di Roberto Chiuto, anche lui governatore del centrodestra di Forza Italia, contro l'autonomia differenziata del governo Meloni. Ha messo a verbale che sarà una sconfitta. Non bastavano le liti tra Tajani e Salvini, i problemi europei, la nascita del nuovo gruppo dei patrioti, che in Europa fa concorrenza ai conservatori, e sulla strada di Giorgia Meloni adesso spunta un altro ostacolo pesantissimo, ed è la granitica forza del centrodestra nelle regioni, la capacità di attrazione che questa coalizione aveva sottratto al centrosinistra proprio nel terreno degli enti locali, dove il centrosinistra storicamente è più forte, adesso comincia a venire meno ed è un segnale di pericolo tutt'altro che trascurabile per la Presidente del Consiglio. Le dimissioni di Giovanni Toti da presidente della regione Liguria, definite irrevocabili direttamente dagli arresti domiciliari, aprono una serie di punti sospesi per la coalizione di centrodestra da diverse prospettive. La prima è dalla prospettiva del garantismo, perché che cosa succederebbe se tutto quello che viene detto dai fedelissimi di Giovanni Toti dietro le quinte, cioè siamo stati scaricati dai partiti del centrodestra, si trasformasse col passare dei mesi in una presa di posizione palese del governatore di centrodestra? Aprirebbe un problema politico non da poco, visto che c'erano alcune forze del centrodestra, Forza Italia su tutte e su tutti i berlusconiani, che fanno ovviamente del garantismo rispetto alle inchieste, poi magari sarà i processi in corsa, una bandiera. E questo potrebbe acuire ovviamente quel clima di tensione perenne e tutt'altro che strisciante che si respira all'interno di una maggioranza che in Europa ha marciato divisa, come più divisa non poteva essere. Forza Italia ha votato con i popolari per von der Leyen, la Lega si è iscritta al Partito dei Patrioti e Fratelli d'Italia è rimasto un po' nel mezzo, trattando un pochino con von der Leyen, ma poi finendo per votare contro e quindi mancando di fatto l'aggancio all'uno e all'altro terreno. Ma dicevamo la Liguria perché è importante. In altri tempi si sarebbe detto che la mancata riconferma di un governatore come Toti avrebbe comunque lasciato il campo aperto al centrodestra, ma c'è un elemento di novità nelle ultime settimane ed è il partito di Matteo Renzi che con i suoi rappresentanti in Liguria, Lella Paita su tutti, è un po' una sorta di elemento determinante, nel senso che a seconda di come si accorda potrebbe determinare la vittoria dell'uno o dell'altro schieramento. L'elemento di novità degli ultimi giorni è che Matteo Renzi, come ha precisato nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, sosterrà a tutti i livelli, a cominciare dal referendum sulla autonomia, le campagne del centrosinistra. Quindi anche nella regione Liguria Renzi, elemento di novità rispetto alle ultime regionali e alle ultime comunali di Genova, sosterrà il candidato di centrosinistra e lavorerà per la costruzione del campo del centrosinistra. Questo che cosa vuol dire? Che il centrodestra potrebbe perdere le elezioni ligure e trovarsi, diciamo, contro tutto quel mondo che Giovanni Toti aveva costruito nel corso degli ultimi anni. È un pezzetto della possibile slavina che potrebbe partire dalle regioni. Non dimentichiamo che si vota in Umbria, la Lumbria adesso è governata dalla Lega, ma potrebbe ritornare al centrosinistra perché è una storica regione rossa. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che l'elemento che nel corso degli ultimi anni ha premiato il centrodestra dal punto di vista nazionale, cioè la capacità di coesione a livello locale, che molto spesso ha anticipato la coesione dell'alleanza nazionale, prima con Berlusconi, poi con Salvini, adesso con Giorgia Meloni, potrebbe venir meno in un momento cruciale, cioè nel momento in cui si gioca la battaglia per il referendum sull'autonomia differenziata, che riguarda proprio le regioni. Già, il referendum sull'autonomia differenziata, secondo tantissimi fino a qualche settimana fa, era un referendum in cui era diciamo difficile, se non impossibile, raggiungere il quorum, che come sapete è previsto trattandosi di un referendum abrogativo di una legge ordinaria. Invece il vento sembra un pochino cambiare. Se voi girate d'estate, avete la possibilità di girare per le regioni del sud, anche la Calabria, guidata dal centrodestra,
dal rappresentante, dal big di Forza Italia Roberto Occhiuto, e le televisioni locali non fanno che parlare dell'autonomia differenziata. In giro per le tavole rotonde che si organizzano durante l'estate, l'autonomia differenziata è sempre il pasto più caldo che viene servito nel menù del dibattito, quindi c'è una sorta di vento che sta cambiando. Matteo Renzi, uno che e diciamo a proprio un referendum ci ha rimesso fra virgolette le penne dal punto di vista politico istituzionale, nel senso che ha cominciato a perdere tutto quello che aveva guadagnato nel corso degli anni precedenti, anche se era una storia diversa e non c'era il quorum, è convinto che sia il primo break point, per dirla col gergo tennistico, che Giorgia Meloni al servizio cede al suo avversario, e che se il referendum finisse per ottenere il quorum e rappresentare una sconfitta per il governo, un secondo dopo la maggioranza e il governo di Giorgia Meloni non c'è più. Quindi nella riorganizzazione di forze del centro-sinistra che lavorano per abbattere l'autonomia differenziata si scrive, diciamo con nettezza, con un'intervista chiarissima, Roberto Occhiuto, governatore del centrodestra, big di Forza Italia, che nella stessa intervista rilasciata al Foglio sposa in pieno le tesi dei fratelli Berlusconi su quello che dovrebbe diventare Forza Italia. Quindi con un solo colpo aumentano, diciamo, quelli che soffiano legittimamente, ovviamente, perché chi ha più filo da tessere tesse in politica, sulle tensioni della maggioranza, in cui ci sono tre partiti. Fratelli d'Italia ovviamente solido dietro la leadership di Giorgia Meloni, ma con riferimenti europei e internazionali che non sono quelli che in questo momento sono più in voga, quindi no Le Pen e no Trump, anche se questo non si può dire direttamente. Salvini nel pieno della disputa tutt'altro che sotterranea con i suoi governatori, che però tutti insieme sostengono l'autonomia differenziata, e Forza Italia che sull'autonomia differenziata si spacca quindi plasticamente, quando è già spaccata invece dal punto di vista degli orizzonti politici, perché ci sono quelli che seguono la linea politicista di Tajani e quelli che invece inseguono il sogno berlusconiano messo a verbale dai primi due figli di Berlusconi, Marina e Pier Silvio, nel corso delle ultime settimane. Dimissione di Toti, intervista di Occhiuto, autonomia differenziata, il venir meno della forza della coalizione di centrodestra in giro per l'Italia, ecco, sono tutti temi estivi che Giorgia Meloni farebbe bene a non sottovalutare e che infatti non sottovaluta.